Francesco Baccini a Pisticci anche nell'insolita veste di attore, presenta il cortometraggio Fuori Nero. Come nasce il suo rapporto con il cinema? Innanzitutto nasce da una passione mia per il cinema, al di là della musica, che chiaramente è la mia prima passione. Il cinema l'ho sempre guardato da fan, quindi proprio, sono appassionato di cinema. In questi anni mi sono state fatte anche delle offerte, perché dicevano che avevo la faccia del cinema, però avere la faccia e non esserci preferivo aspettare. Tra l'altro, registi come Campiotti, Bellocchio mi avevano proposto anche delle cose interessanti, ma non mi sentivo, non era ancora il momento. E 2 anni fa è arrivato Giuseppe Varlotta, che tra l'altro è un regista che vive ad Asti, ma di origini lucane, e mi ha proposto questo zoo, questo lungometraggio, una sorta di favola sulla guerra, trattato con Bebo Storti, Serena Grandi, quindi una compagnia buona. E lì ho scoperto questa vocazione, nel senso, perché io non ho mai recitato nella mia vita e mi sono reso conto che la cosa mi riesce molto facilmente e mi diverte molto. Quindi in questo momento sono bigamo, nel senso che la musica, la moglie e l'amante, il cinema, a volte riesco anche a metterle insieme, perché nel film, sia nel lungometraggio che in Nero Fuori, che è detto al contrario, chiaramente c'è anche lo zampino musicale dentro. E poi io credo che alla fine il cinema sia come l'arte più completa in questo momento, perché hai l'immagine, la musica, la storia, hai tutto. Quindi hai la possibilità di svariare a 360 gradi. Dopo Zoe, dopo Nero Fuori, ci saranno altre esperienze nel settore per Francesco Baccini? Mi auguro di sì, anche perché mi sono molto divertito a farle. Il risultato mi sembra dignitoso, quindi poi sta agli altri giudicare. Però ci sono delle cose interessanti, come dire, di progetti nell'aria, quindi sicuramente ci sarà un prosieguo di questo mio lato, tra virgolette, cinematografico. Per quanto riguarda le novità invece dal punto di vista musicale. Sto scrivendo delle canzoni, conto nel 2010 di uscire con un album nuovo. Adesso devo capire come farlo, anche perché proprio è il mio ventennale, quindi sono 20 anni di carriera. Diciamo, il primo album cartoon sarà del 1989, quindi diciamo siamo intorno ai 20 anni, allora volevo un po' così fare una specie di riassunto, di tirare un po' le somme dopo 20 anni. Qualcosina puoi tirare. L'anno precedente invece un'esperienza insieme con Povia, com'è andata? Ma è nato questo. Magari io fin dall'inizio mi sono sempre divertito a interagire con altri miei colleghi, a partire dai Ladri di Bicicletta nel 90 con Sotto Questo Sole, con Fabrizio De André, Genova Blues, Enzo Iannacci, Branduardi, e poi artisti completamente diversi tra loro, quindi proprio mi diverte la contaminazione. Quindi quando Giuseppe, così, ci siamo incontrati qualche anno fa, perché eravamo con la stessa etichetta di amici, e c'era venuta questa idea di fare questa cosa insieme. Da lì poi era nato questo Independent Music Day, volevamo proporre una legge sulla musica, perché io credo che i musicisti, i cantanti, in Italia siamo l'unica categoria che non ha neanche un sindacato, quindi siamo assolutamente divisi, col frutto che poi alla fine. Oggi la musica è in rosso, è in rosso perché non si vendono più dischi, internet la fa da padrone, in televisione non ci sono, pur avendo 24 ore di televisione, ci sono sempre meno spazi per la musica, addirittura in radio, la radio che vive di musica, con queste playlist passano 30 canzoni in un giorno, quindi in più, se sei un artista, non so, legato a un'etichetta indipendente, è quasi impensabile che la tua canzone giri nella radio e puoi chiamarti in qualsiasi modo. Quindi credo che la musica in questo momento sta veramente in un momento veramente drammatico, perché, ma tu lo vedi, oggi la gente non sa neanche chi è in classifica, chi non c'è, che musica gira. Non si sa niente, pur avendo una valanga di possibilità di sapere le cose, perché
paradossalmente 20 anni fa era più difficile, invece era più facile, perché comunque tu facevi un videoclip e c'era un canale che si chiamava Video Music e li passava tutti, quindi c'era una varietà anche di offerta musicale. Oggi o fai quel tipo di musica o non passa, e ti puoi chiamare Sting o in qualsiasi modo, oppure vengono fuori questi personaggi televisivi creati a tavolino, dove la musica è un pretesto, sono personaggi televisivi che potrebbero fare dall'altro, canticchiano, poi ma fra 2 anni o fra ma 2 anni, un anno, non, sono intercambiabili, no? Quindi non c'è più quello biondo, c'è quello un po' più scuro. Prodotto di consumo, quindi destinato a deteriorarsi troppo presto. Ma sì, ma sai, una volta anche il successo dell'estate, che magari durava un'estate, però durava veramente, cioè, vamos alla playa, è rimasto, cioè, ma anche sotto questo sole, cioè, sono rimasti dei classici da estate, no? Oggi non ci sono neanche più quelli, perché qual è la canzone di quest'estate? Boh, ormai sono anni che non si sa più qual è la canzone di quest'estate, senza parlare invece di cose più, di, come dire, di sostanza, anche il discorso cantautorale. Oggi fare il cantautore, tra poco andiamo al WWF e chiediamo che ci mettono qui un talloncino e siamo una specie in via di estinzione, perché non è trendy fare il cantautore, quindi o hai una storia, anzi hai avuto anche la fortuna di nascere magari in un periodo storico dove la gente voleva quel tipo di musica, perché oggi se nascesse Fabrizio De André probabilmente nessuna radio la passerebbe, ma non farebbe neanche nessun disco. E a proposito di De André, Baccini era un grande amico di De André, qual è il suo ricordo? Ma ne ho tanti, perché quando, come dico tutte le sere, quando il tuo mito diventa un tuo amico, poi è strano, perché chiaramente non credo di essere l'unico, sono cresciuto con le canzoni di Fabrizio. A un certo punto te lo trovi davanti, diventi suo amico, ti trovi a casa sua. E all'inizio è anche un po' strano, perché parlavo con uno che tra l'altro lui aveva questa aura leggendaria, cioè non si vedeva mai Fabrizio, lo vedevi solo nelle copertine dei dischi, anche un po' sfumato o disegnato. E ogni tanto mi cadeva di fare il fan e lui si arrabbiava moltissimo, perché chiaramente essendo un timido gli dà fastidio questa cosa qua. Ma ci sono tanti aneddoti anche, non so, mi ricordo un anno, che fu l'ultimo anno che Dori Ghezzi cantò a Sanremo, e mi disse: dai, senti, mi accompagna, ti pago l'albergo, vieni con me, io mi rompo, vieni con me, dai, andiamo a Sanremo. E stavamo lì come due alieni in mezzo a questo circo di musica, e mi ricordo questo fatto che poi ho ricordato anche a lei. C'era una ragazza nelle nuove proposte, molto carina, e mi ricordo che si stava allacciando delle ghette che gli arrivavano fino al ginocchio. E a un certo punto io e Fabrizio eravamo seduti di fronte a lei, lei proprio non manco ci considerava, e si rivolge a Fabrizio e dice: senti, me le allacci? E c'è questa scena con Fabrizio in ginocchio davanti a Mietta che gli stava allacciando le ghette. E lei che parlava al telefono, e lui lì in ginocchio, gattoni, che si preoccupava di allacciargli bene le ghette. Poi anni dopo ho detto: ma tu ti ricordi questa amica? Cioè, ma non l'ho riconosciuta. Sono imbarazzata. Cioè, oppure, non so, una notte che ero a casa sua a trovarlo, anche perché Fabrizio si svegliava alle 8 di sera, quindi facevamo l'alba a casa sua a parlare di tutto. E una sera dovevo partire per Modena, avevo comprato la macchina nuova, e dico: Fabrizio, c'è la macchina nuova giù. Mi dice: oh, stai attento che a Cristiano gliel'hanno rubata qualche giorno fa. Dico: ma figura, vado giù, non c'è più la macchina. Dicono: ci telefono, dico: non c'è più la macchina. È già disperato. E Dori, che era più razionale dei tre, dice: ma chiamare i vigili? Ma dico: ma figura, se l'hanno portata via qui a mezzanotte. L'avevano portata via. Allora dice: vabbè, vai a prenderla col documento, io faccio così. Il portafoglio mi era scivolato dentro la macchina, che avevano portato chissà dove, quindi Fabrizio, 2 di notte, ci si è messo giacca e cravatta, siamo andati dai vigili e ci siamo fatti il giro di Milano per recuperare la macchina, così che ci guardavano e vederci alle 2 di notte era, non ci credevano. Poi Fabrizio, che comunque non usciva praticamente mai, non è che lo vedevi in giro per nei locali o nei ristoranti, era uno, faceva una vita molto come dire, appartata. Tu a Lucania Film Festival come ha trovato l'ambientazione? No, questo posto è meraviglioso, tra l'altro questa zona la conosco abbastanza bene e devo dire che, come dire,
si sta valorizzando tutta questa parte dell'Italia che io conosco veramente da tanti anni. Venivo da queste parti circa 15 anni fa, dissi: ma come, c'è un mare stupendo, ci sono delle spiagge chilometriche, dei paesi bellissimi e non sono valorizzati. Invece sto vedendo perché in questi anni c'è un miglioramento, nel senso un andare avanti. Quando si parla di pisticci, di policoro, quindi sono zone che conosco, diciamo, non benissimo ma bene. E quindi mi piacciono poi, vengo sempre volentieri da queste parti.